In questi giorni abbiamo ragione di preoccuparci e abbiamo scelto la strada più giusta, forse praticamente, che è quella di evitare il contatto, quindi evitare il contagio. Contagio e contatto sono la stessa cosa, per cui faccio poca fatica a riconoscere che questa soluzione è giusta. Ma è giusta rispetto ai temi sanitari, agli ospedali, al sovraffollamento, quello che abbiamo sentito. Non so se sia giusta rispetto alla vita e anche alla vita interiore. Per cui sono diventati protagonisti, e noi li ascoltiamo come fossero dei profeti o degli stregoni, alcuni medici. Altri vengono insultati come sono stato insultato io. Il virologo Bassetti, che ha continuato a dire che non c'è pericolo di morte per il coronavirus e che quindi noi indichiamo come morti per coronavirus persone che sono morte per altre ragioni, è stato quasi linciato, come è capitato a me. Ora io non ho paura di dire quello che penso e posso ritenere, come ha detto il Papa, che alcune misure siano estreme, sbagliate, che interrompano la vita e il suo corso in nome di una ragione che dovrebbe essere più alta, probabilmente lo è, che è la salute. Ho parlato di salute e di salvezza, però l'idea che i medici diventino protagonisti, adesso anche le forze dell'ordine, naturalmente le forze dell'ordine hanno un ruolo importante, ma non capisco bene perché deve fare la predica a me, un signore che appare improvvisamente, di cui non si era saputo nulla e che parla a nome della polizia come responsabile del settore stampa, Girolamo Lacquaniti, il quale, senza citarmi, ma nel contesto di una trasmissione, mi rimprovera per aver detto andate a Codogno. Sarebbe questa istigazione a delinquere? Ecco, non ha capito la metafora. La mia era una esortazione cristiana. Improvvisamente a Codogno è finita l'emergenza. Non ci sono più malati. Dobbiamo per forza ritenere questa città ancora il cuore del pericolo? Dobbiamo ritenere di dover evitare Codogno e quelli che sono vissuti in questi mesi in condizione di isolamento come se fossero appestati? No, caro Lacquaniti, a Codogno l'emergenza è finita. E quando io ho detto andate, non volevo dire fate qualcosa contro, istigando a infrangere la legge, volevo semplicemente dire andate a dare solidarietà, andate a dire per fortuna ne siete usciti. È probabile che questo comporti ancora dei rischi. Ma questo era semplicemente quello che forse lei ha dimenticato, che è il precetto cristiano delle opere di misericordia, di visitare i malati. Oggi voi arrestereste il Cardinal Borromeo, San Carlo. Noi abbiamo, e purtroppo si parla poco di arte e di pittura, dei quadri straordinari che raccontano come i santi, i sacerdoti andassero nei lazzaretti, andassero a trovare gli appestati, senza paura di prendere la peste, per portar loro la benedizione di Dio. Io credo che sia ancora giusto credere. Non so se lei creda. So che lei non può scambiare una mia indicazione metaforica, che vuol dire restituiamo amicizia a quelli che sono stati in sofferenza. Una mia affermazione cristiana, per quello che io posso dire nella dimensione cristiana della mia cultura, per un'istigazione. Non c'è nessuna istigazione, c'è ama il prossimo tuo come te stesso. Ama il prossimo tuo come te stesso, assisti i malati, stai vicino ai più deboli. Quello che oggi pare soltanto il compito dei medici e infermieri, bravissimi, e dei poliziotti, è anche il compito spirituale di chi crede di essere fratello di un altro e non lo vuole lasciare da solo, a rischio della sua stessa salute. Questo ci raccontano le storie di San Rocco, che prese la peste per curare gli appestati. E questo ci dice la storia di San Carlo, che come tutti i preti, come quelli di cui parla Manzoni, andava a visitare gli appestati. È un precetto cristiano. Ama il prossimo tuo come te stesso e aiutalo se sta male. Ora, quando a me dicono, e così tutto quello che ho detto, come ha giustamente indicato la dottoressa Botteri, io ho citato virologi che hanno dato indicazioni molto precise sul limite di questo morbo e quindi mi sono convinto delle loro posizioni. Ma quando io sento, sempre dalla televisione, dall'informazione di cui lei è rappresentante, che Codogno è finalmente liberata dal morbo, che non ci sono più appestati e malati, penso che è tornato a essere un luogo frequentabile. E posso dire, fratello a fratello, che voglio andare a Codogno.
Se lei non capisce questa dimensione spirituale, legga allora le storie dei santi, studi il Vangelo e pensi che ci sono valori più alti dei valori dell'ordine, del rigore e della legge, visto che ogni Stato ha una legge diversa, e lo dimostra l'esperienza dell'Inghilterra, visto che il Papa stesso dice anche a voi, le misure drastiche non sempre sono buone, dice esattamente così, allora si consenta a un uomo di essere vicino a un altro uomo, si consenta a me di essere vicino a tutti i cittadini di Codogno e voler andare da loro come se fossero persone normali, non escluse dal mondo. Questa è la mia posizione, caro dottor Lacquaniti.